Il cartellone degli eventi, delle serate, dello spettacolo alle piscine e alle naiadi è stato presentato in un altro luogo deputato allo spettacolo, al cinema per essere precisi, ovvero la multisala Arca, quasi un gemellaggio. Fitto è il cartellone, più che confortanti i numeri del rilancio delle naiadi. In tutta quest'estate, tutte le domeniche pomeriggio, diciamo nelle domeniche che partiamo dalle 17 fino all'1, faremo tutte le domeniche degli spettacoli di intrattenimento musicale con artisti di livello nazionale e anche internazionale. Diciamo abbiamo un calendario molto fitto, e con artisti del calibro di Sven Bat, svariamo, diciamo da latino, reggaeton, techno. Abbiamo un artista, per esempio, fra 2 settimane, un artista molto importante che è Deborah De Luca. Diciamo sono artisti di calibro internazionale, suonano nei club più importanti di tutto il mondo, quindi Ibiza, Mykonos. Un po' di numeri, per esempio gli abbonamenti, come stanno andando? I numeri sono incredibili, parliamo di 4-5 mila abbonamenti, parliamo di aver garantito a tutte le società sportive di Pescara che facevano pallanuoto, nuoto, di poter entrare, di poter soffrire dalla struttura anche a prezzi diciamo politici abbastanza contenuti, quindi diciamo che la struttura la stiamo sfruttando al massimo. Poi c'è questa stagione degli eventi che abbiamo iniziato da ieri sera per cercare di riportare anche degli eventi di spettacoli culturali al Parco delle Naiadi. Lo abbiamo risistemato. La società ha investito anche qui una somma importante. Nell'economia della gestione delle naiadi, la parte spettacolo, la parte serata, quanto incide e quanto importa? Guardi, allora il discorso è che negli anni le naiadi nell'ambito degli eventi ha un parco esterno che è molto performante. Il problema è che negli anni, vuoi con il Covid, vuoi le gestioni che sono state, si sono susseguite, quindi non è stato più, diciamo, questo asset non è stato più portato avanti. Però devo dire che nell'economia di questa, diciamo, della stagione estiva incide un bel po', perché noi, diciamo, abbiamo cercato di fare qualcosa di veramente importante per la città.